che si arrende con io, mi sono cuore perduto però. La 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 la. E non sembra l'Abruzzo, e l'Abruzzo bruggisce. Bannuso fa gol, vuoi capire? Fregati! E quando vai con le donne, te da fermare, perché quelle ti si inglotta. A un politico che sta da 50 centesimi, ma mi è da stuccare le dote, ma proprio da stuccare. E se capi? O non le si capi? Dagli studi di Round 35, Il gatto e la volpe Focus, con Marco Tontodonati. Nuovo appuntamento con Il gatto e la volpe Focus, in nostra compagnia, un gradito ritorno, Anthony Ernest Aliano. Grazie Marco, grazie per l'invito, effettivamente ormai sono di casa. Ed è un piacere averti, ti ritroviamo però, assessore. Adesso è cambiato qualcosa dall'ultima volta. Chi l'avrebbe detto? Dall'opposizione feroce, ora insomma ti trovi dall'altra parte. Come ci si trova dall'altra parte? Intanto subito questa domanda. Ti dirò, sono un po' combattuto, nel senso che tra poco comincerò a litigare con me stesso, perché ho un animo ribelle da opposizione, ma in questo momento rappresento la maggioranza, quindi per non disturbare nessuno comincerò a litigare tra me e me. Bella questa posizione di continuo conflitto. Sì, però sì, credo sì, sia propositiva la cosa, no? Sì, perché sì, alla fine ti farà fare la cosa migliore. Sì, sì, mi dispiace per lo specchio, ma devo dire la verità, tutti i giorni sono completamente in conflitto con me stesso, mi sveglio la mattina, litigo con me stesso e poi comincio... Litigo con l'assessore e comincio a produrre immediatamente dopo con gli accorgimenti che mi sono stati suggeriti da quello che litiga con me. Senti, ora che ti trovi, diciamo, dall'altra parte, intanto come l'hai trovata quest'altra parte? Te l'immaginavi così? Bah, allora, diciamo che io ci sono stato abbastanza borderline nell'area di maggioranza o di governance. Mi trovo bene perché professionalmente svolgo l'esercizio dell'avvocatura, quindi riesco in maniera manageriale a gestire anche un ente pubblico con tutte le difficoltà del caso. Quello che riesco a gestire un po' meno è la lentezza, le lungaggini della pubblica amministrazione, ma diciamo che con i buoni rapporti anche con i dirigenti e con i politici riesco ad ottenere dei risultati che altri forse fanno un po' più fatica perché non hanno quella forma mentis che ho io nella vita privata. Tu stai continuando a fare, diciamo, l'avvocato? Io faccio l'avvocato a tempo pieno. A tempo pieno. Poi mi è stata conferita una delega che è più concettuale, più intellettuale, cioè l'urbanistica, sì, che richiede più un lavoro di intelletto, quindi professionale, che di, come dire, di combattimento sul campo. Quindi questo mi consente di poter avere dei rapporti con l'economia che riesco a sfruttare bene fino ad arrivare agli obiettivi e risultati che condivido con l'amministrazione e con il sindaco. Beh, tra l'altro tu sei arrivato in un momento anche, come dire, fortunato per questa cittadina, no? Per Montesilvano c'è stato l'evento di Jovanotti, insomma cronaca nazionale, internazionale, evento riuscitissimo, nessun problema, Montesilvano come esempio. Del quale sono stato protagonista attivo, certo, avrete letto sui giornali. Per me è stato un evento economico più che uno spettacolo. È un evento economico perché ha portato a Montesilvano circa 2 milioni di euro di costi, di investimento per tutto l'entourage, sì, appalti per tutti quelli che hanno lavorato intorno a questa struttura, attività economiche che hanno registrato il sold out, hotel, ristoranti, insomma un evento che rimarrà alla storia come il concerto di Sting a Pescara. Sì, è vero, a Pescara c'è questo concerto di Sting, tra l'altro io ero anche presente, anche lì riuscitissimo, è andato benissimo e ci sarà Jovanotti. Un'esperienza però che dovrebbe anche insegnare a ripetere, quindi a puntare su questo tipo di manifestazioni. Ma noi abbiamo dimostrato che volendo si può ottenere tutto, tutti i risultati. Noi in 8 giorni, 10 giorni abbiamo fatto quello che altre amministrazioni non erano state capaci di fare in 10 mesi. Quindi abbiamo capito che in buona sostanza... Sarete odiati da Vasto in maniera esagerata, secondo me. Ma senza nulla togliere a nessun comune, ma in realtà abbiamo oramai gli anticorpi in questo senso. Però devo dire che con grande soddisfazione abbiamo dimostrato che quando si vuole, con capacità, competenza, ma soprattutto con abnegazione, riusciamo ad ottenere dei risultati che sembrerebbero così alle origini quasi proibitivi. Questo ci porta a fare dei ragionamenti anche per il futuro. Montesilvano
si vuole deputare ad essere una città degli eventi, dei grandi eventi. Non ti nascondo che stiamo facendo dei ragionamenti importanti per i prossimi eventi, per la prossima stagione. Ma c'è stato un momento nell'organizzazione, insomma, di paura, come a dire, mamma mia, cosa abbiamo combinato, qui adesso succede un disastro. Se... No, devo dire la verità, siamo stati molto spavaldi, come un adolescente quando inizia un primo percorso d'amore. Spavaldi, non molto innamorati di adrenalinici, questo adrenalinici così tanto, pensa che io ho in quel periodo sostituito alcuni dirigenti che non c'erano più, quindi ho cominciato a scrivere determine, delibere, ordinanze, ero tutti i giorni presso il comitato insieme ad un altro dirigente che mi dava una grande mano, Marco Scorrano, quindi poi abbiamo come dire, portato prima del tempo tutto quello che serviva, eravamo così tanto adrenalinici che non ci siamo proprio resi conto, me ne sono reso conto solo dopo il concerto e dopo 20 anni mi sono preso una bella ubriacatura proprio per la felicità. Beh, insomma, il minimo, perché guardare quelle immagini anche dal drone, no, di questa riviera piena di gente, insomma, è stato un evento meraviglioso, forse il termine anche divertente, perché poi ho cominciato a usare un po' di ironia contro quelli che necessariamente avevano da criticare, quei pochi qualcuno galletti. Faceva la danza della pioggia, sì. Anche, no? Sì, ma poi l'hanno fatta un po' tutti la danza della pioggia, veramente, perché quel 5 minuti di pioggia è stato un momento di divertimento per tutti quelli che erano presenti al concerto. Devo dire che poi ho assunto anche con ironia quei pochi galletti da tastiera che volevano sistematicamente criticare che i pesci avrebbero cambiato il loro senso, oppure gli scoiattoli si sarebbero intimoriti. Allora io ogni giorno uscivo con qualche tipo di post, tipo di Jovanotti che teneva in braccio uno scoiattolo e lo accompagnava dolcemente nelle proprie abitazioni, ma piuttosto che dei pesci sordomuti. Ma perché? Perché? Ma perché le persone rosicano, così si dice, dai. Sì. Adesso questo è un termine che si può sdoganare, sì. Si può utilizzare, dai, oggi. Le persone rosicano, sono quelle che non... sono protagoniste in quel momento e quindi soffrono il protagonismo altrui, un momento bello, delizioso, no? È così, che vuoi fare? Ci sono. Questi sono i misteri anche di Montesilvano a questo punto. Però queste persone poi sono sparite, perché subito dopo l'evento, siccome è andato tutto come secondo me veramente non potevamo manco immaginare minimamente, io ho fatto fatica a ritrovarle anche sui social, ho cercato anche di stimolarle un po', dove siete? Insomma, da chiamare quasi quasi le trasmissioni che ricercano persone scomparse. Vabbè. Allora facciamo una cosa, intanto ci fermiamo qui per questo primo appuntamento con Ernest Aliano, ma ci sarà ancora un appuntamento che ti dedicheremo, perché è sempre un piacere parlare. Grazie, Marco. Con Ernest. Ci vediamo alla prossima. Che si arrende con io, mi sono male per tutti però. La 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 la. E non sembra l'Abruzzo. E l'Abruzzo ruggisce. Bambuso, fa gol, hai capito? Fregati. E quando vai con le donne, te da fermare, perché quelle ti si inglottano. A un politico che sta da 50 centesimi, ma mi da stucca le donne, ma proprio la da stucca. E se capi? O nelle sicafe. Dagli studi di Round 35, Il gatto e la volpe Focus, con Marco Tontodonati.